Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora ragazzi, oggi sono qui per farvi vedere che è uscita la beta di Euro Truck. Come vedete siamo nella public beta numero 1.32. Per chi non sapesse come si mette la public beta, l'ho appena fatto vedere. Si può fare solo ed esclusivamente da Steam. Allora, tasto destro sul gioco, proprietà, beta. Qua voi probabilmente avremo nessuna, mettete beta, ora spero di non aver fatto casini che adesso mi scarichi la versione. Ok, no, non ho fatto casini. Posto. Allora, con questo, la maggior parte delle mie mod, la maggior parte... Cioè, no, la maggior parte delle mie mod, tutti i rimorchi mod che io ho sono incompatibili e sicuramente anche voi, quelli che avrete il 100% saranno inutili, garantisco io. Cioè inutili, incompatibili e non potrete usarle. Quindi avrete anche dei problemi. Allora, io vi ricordo sempre di guardare questo file qua, che è molto importante. Il game.log è la cosa più importante di tutto quando c'è il gioco che va in crash, succede qualcosa. Quindi vi consiglio di guardarlo sempre. Guardando questo, io ho trovato dei principali problemi che sono riuscito a risolvere con queste due mod. Una che probabilmente magari voi non la usate perché è a pagamento, no, io ce l'ho comprata. Magari se non l'avete voi non è un problema. Ma invece col New Volvo FH, che è quello di Eugenio, chiamatelo come lo volete, che è gratuita, si presenta lo stesso problema. Allora, praticamente questo problema si riscontra quando voi andate in un negozio a configurare un camion e praticamente vi crasha il gioco all'istante appena fate personalizza configurazione. Questo è dovuto al fatto che sono cambiate le zone di personalizzazione dei camion barra rimorchi, perché adesso è la stessa. Quindi questo qui, a quanto pare anche questo nero abbastanza conoscenza conoscenza, scusate, ma questo qui no. Bisogna modificare un file. Una cosa, io tra le mie mod, che adesso lasciate perdere, devo ancora aggiornare, per un po' di tempo lasciatemelo perché adesso non ho più tempo. Da adesso in poi non ho più tempo fino a circa lunedì, quindi un attimino di calma. Devo ancora riuscirvi a registrare il video. Quindi le mod verranno aggiornate a breve, non adesso. Quindi penso neanche, non so se il profilo lo caricherò domenica o più avanti, comunque lo dirò. Ecco, appunto, c'è la mod che uso io, che è la camera mod, che ne ho tre, vediamo se le trovo tutte e tre. È questa qui, le altre... Questa addirittura del 2013, pensate da quanto tempo ce l'ho. Comunque sì, questa qua praticamente la usavo per configurare i camion, quelli lunghi, tipo i cracker, NTM, di cast, così. Ora, dato che è cambiato, non serve più e se l'avete, crasha il gioco. Dentro questi due mod, ve ne faccio vedere una, l'altra uguale identica. Si trova la stessa identica. Lo stesso identico problema dentro la mod. Dovete avere un rar def, e qua voi avrete un file che si chiama track config scene, oppure config scene. Comunque, un file TC, non TXT, scusate, SI, che sta in questo posto qua. Basta cancellare quello, io ho fatto dei backup così non ho rischiato. L'ho cancellato sia di qua che di qua, e ora il gioco va tranquillo. C'è un piccolo problema che ora vi faccio vedere. Quando vado a lanciare Euro Truck, sì, avevo detto che non sarei andato in beta, sono andato in beta. Vi spiegherò anche il motivo poi più avanti. Ok, vado a lanciare Euro Truck, ecco, diventa nero. Il motivo per cui diventa nero non si sa. Ora, se mi inquadrasse il desktop, ne sarebbe... Chiudiamolo. Non mi vuole inquadrare il desktop, ok. Cosa fare? Allora, io che uso il reshade, se ve lo fa, se non ve lo fa, meglio, Io che uso suite reshade, ho questo problema. Quindi prendete tutti questi file, tranne questi, prendete questi e li spostate, per esempio sul desktop. Lasciate qui tutta la vostra roba, avviate il gioco e per magia o senza magia, beh, ora voi non lo vedete, ecco, infatti, ora faccio ok e non viene più nero. C'è un altro modo per ovviare a questo problema. Rimetto dentro tutte le cose, faccio ripartire il gioco. Voi non l'avete visto, avete visto un attimo di transizione di nero, ma ora
Abbiate un attimo di pazienza. Rifaccio partire il gioco. Ok, diventa nero. E non si ci può fare più di tanto adesso. Apro il mio profilo. Rilevato crash. Sì, non ho capito perché ha rilevato crash. Apriamo il profilo e in teoria dentro questo profilo è un casino perché ho ancora tutte le mod. Basta fare opzioni, grafica, basta modificare una piccola cosa. Ora aspetto che poi voi possiate vedere. Ecco, vedete, ho tolto, che ne so, la HDR ho tolto. Ora mi chiede, vuoi resettare? Vedete, è diventato chiaro, vuoi resettare? No. Vabbè, voi state rivedendo per un attimo, non abbiate pazienza. Si resetta ed ecco qua, diventa luminoso giusto. E niente, questo è quello che io ho fatto per risolvere il problema. Ora ho dentro la camera, per cui se facessi la gestione per farvi vedere che funziona, non andrebbe perché me la sono dimenticata come mod dentro. Perché ho riscaricato, ho fatto un po' di casino con il profilo. Comunque, dovrebbe andare. Io ragazzi, vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.